sit-in di protesta delle cuoche, delle mense e delle scuole della provincia di Teramo in Largo San Matteo davanti alla prefettura. Le cuoche hanno preso l'ultimo stipendio il 20 di marzo e adesso, se tutto andrà bene, se si ripartirà, vista anche l'emergenza coronavirus, ricominceranno a lavorare ad ottobre. Ma c'è anche un altro problema: lo stipendio, che è comunque basso, e spesso le cooperative non pagano. Sì, diciamo che è venuta a galla una situazione che era già purtroppo precaria prima, perché lo ricordiamo, le lavoratrici e lavoratori delle mense scolastiche della provincia di Teramo, come in altre province, in altre regioni, hanno già un salario basso. A questo si aggiunge il fatto che in alcuni casi ci sono i ritardi di cooperative e aziende del pagamento dello stipendio, e dall'emergenza del coronavirus l'ultimo stipendio è quello di febbraio 2020. Poi è arrivata la cassa integrazione, ma non tutte ad oggi hanno percepito la cassa integrazione, e parliamo della prima, di quella di marzo. Quindi ad oggi ci sono, faccio un esempio, appalto di Montorio, appalto di Castellalto, appalto di Silvi, che ancora non percepiscono un euro di cassa integrazione. Quindi abbiamo una situazione. Qual è lo stipendio medio delle cuoche? Lo stipendio medio, qui parliamo di contratti che vanno dalle 10 alle 30 ore settimanali, quindi possiamo partire dai 160-180 euro ai 600-700 euro mensili. A questo ci aggiungiamo che a fine giugno finirà la cassa integrazione, e luglio, agosto, settembre, ad oggi non c'è alcun salario per loro. A ottobre, punto interrogativo, si riparte con le scuole, non si riparte? Se si riparte, rilavoreranno tutte? Quante sono le lavoratrici interessate a questa vertenza? Sono più o meno 400 nell'arco della provincia di Teramo. Oggi qui c'erano davvero praticamente da tutta la provincia: Campi, Sant'Omero, Montorio, Castellalto, Teramo, Giulianova, Silvi, Roseto. Voi avete chiesto agli amministratori anche di controllare, soprattutto per quanto riguarda il pagamento degli stipendi? Sì, perché purtroppo spesso gli appalti non sono seguiti, nel senso che è capitato più volte di dover fare delle azioni per rivendicare lo stipendio e le istituzioni, tra virgolette, non sono mai apparse, e questo un po' dispiace, perché lo stipendio già è poco, se è anche incerto e nei mesi estivi nemmeno c'è, e quindi tante e tante tante cose. Poi io vorrei ricordare una cosa, che quando le mamme vengono a scuola non chiedono solamente se il bambino ha lavorato o non ha lavorato, chiedono anche se ha mangiato, e credo che questo sia importante per chi si occupa di educazione, per chi si occupa di crescere i bambini, che sono la parte più importante del nostro futuro. Quindi il nostro lavoro penso che debba essere più valorizzato e più tutelato.